Sono arrivati un po' di libri e fumetti in queste settimane che vi devo fare assolutamente vedere. Questo lo attendevo molto, ve ne avevo parlato nel video dedicato ai libri da recuperare a luglio, nel mini video penso di averlo pubblicato come short. Poi da Bao mi è arrivato il nuovo manga di Yaroabe che devo ancora leggere, una raccolta di storie ispirate alla vita dell'autore, gli ultimi due numeri di Dien Bien Phu. Curiosa, anche se sono un po' indietro col manga, il 5 di Futagashire, finalmente è uscito il seguito di Un'estate fa. Questo è un fumetto che io consiglio veramente un sacco, ma vedo troppo poco in giro. Secondo me è veramente molto molto bello e sono troppo curiosa. Tra l'altro, guardate che belli i disegni. Sono molto curiosa di leggere questo secondo qui. È arrivato poi il tra virgolette seguito delle storie del negozio di bambole, ovvero le nuove storie del negozio di bambole. Questo l'ho letto 2 anni fa, se non sbaglio, proprio a luglio, in questo periodo. Quindi sono troppo contenta che sia uscito sempre in questo periodo qua questo libro. Credo sia più breve dell'altro. Beh, siamo più o meno lì lì. Poi da J-Pop mi è arrivato un nuovo. Mi stava tristemente cadendo, comunque Monotone Blue, che attendevo tantissimo di Nagabe. Si tratta di un boys love molto carino e soft con protagonisti un gatto e una lucertola. È ambientato a scuola, un po' sulla scia di Wisdoms, però molto soft a livello di amore tra ragazzi, per così dire. È un fumetto che in realtà parla di accettazione, di diverse cose, discriminazione, bullismo, eccetera. Oggi mi sono messa qualche brillantino in faccia perché è il massimo del trucco che posso fare con questo caldo. Anche un top molto bello, così con tutti i limoni che ho preso da Primark. È un po' scollato, quindi non vorrei emozionare YouTube o chi per lui, però mi piace molto l'outfit di oggi. Ovvero il top che vi dicevo e vabbè una gonna di jeans che ho preso eoni fa da Pull&Bear, se non sbaglio. Oggi giornata di pulizie, devo un po' finire di sistemare qua la cucina e mi fa un sacco ridere che ho ancora le decorazioni di Pasqua, cioè sono degli ovetti messi lì così, cioè non si capisce che siano di Pasqua, però io lo so, ma mi fa ridere per questo. Le coccole. Thank you.
Dunque, in teoria andavano fatti al microonde, ma ho preferito farli nel pentolino perché io ho il forno combinato a microonde e non ero sicura che l'incartamento, insomma, la confezione fosse compatibile anche con il mio tipo di microonde. Quindi secondo me la salsa non si è addensata come avrebbe dovuto, anche perché non l'ho messa tutta la polverina, perché è al kimchi. E mi avete confermato che come livello di piccantezza Charizard, quindi mi sono detta, siccome io li vorrei mangiare e vorrei mantenermi in un certo stato, non lo metto tutto così magari non viene più di tanto piccante. Non so se si sia notato, ma ci sono proprio dei pezzettini mini mini, penso di kimchi o di sottaceti vari. Comunque il profumo mi ricorda un po', non dico il goulash, ma qualcosa di ungherese. Sono molto curiosa. Tempo di assaggiare. Non è così tanto piccante. Forse potrei metterci. Sì, potrei metterci una puntina in più del preparato. È buono. Sa semplicemente un po' tipo di peperoncino, nulla. Non ricorda così tanto il kimchi che io ho assaggiato una volta al ristorante coreano e non mi era piaciuto. Quindi sono contenta. I gnocchetti sono molto gommosi e sanno in realtà di poco perché sono di riso, quindi hanno un sapore abbastanza neutro. Però con la salsina piccante, buoni. Negli ultimi 2 mesi sono stata abbastanza assente qua su YouTube, ho giusto pubblicato qualche short, ma l'estate è sempre un po' difficile su questa piattaforma, nel senso che col caldo diventa più impegnativo filmare i video e devo essere sincera, col caldo che ha fatto quest'estate, il solo pensiero di mettermi davanti alla finestra, alzare la tapparella o accendere la ring light è proprio zero. Inoltre ho avuto anche poca ispirazione per fare i video e per una volta ho anche deciso di mettere, tra virgolette, al primo posto la mia vita personale. Mi sono data il tempo per gustarmi alcune cose, per non fare niente, per riposarmi e per abituarmi ad alcuni cambiamenti che ci sono stati. Ho infatti trovato un nuovo lavoro che inizialmente era part-time, quindi mi dava molto tempo libero per portare avanti comunque tutte le mie cose, casa, cibi the way, eccetera, eccetera. Ma poi sono passata a fare orario pieno, quindi a lavorare 40 ore settimanali fuori casa. E per una volta, invece di riempirmi costantemente di cose da fare, mi sono goduta un po' il tornare a casa e permettermi di sonnecchiare sul divano o guardarmi semplicemente una serie di TV. Chi mi segue su Instagram sa che in questi mesi avevo iniziato l'infinito rewatch di The Vampire Diaries, di cui in realtà io non avevo mai visto le ultime stagioni, quindi è stata una prima volta e mi sono gustata questo momento di, tra virgolette, non fare niente, guardarmi soltanto la serie. Ho passato, tra virgolette, più tempo con la famiglia, nel senso che non li vedo da un sacco di tempo, però ci siamo videochiamati, diciamo, più spesso. Da chi è saltato sulla scrivania ho passato del tempo con lui, eccetera, eccetera. E normalmente, dedicandomi appunto a cose personali, mi sarei sentita in colpa perché non è una cosa, diciamo, produttiva, mi sento di non fare niente ed è una cosa invece sbagliatissima da pensare, quindi mi sono concessa anche del tempo per abituarmi un po' ai cambiamenti, per cercare di organizzarmi meglio, ma anche prendermi del tempo per me. In tutto questo, quindi, il canale soprattutto è andato un po' in stand-by su Instagram, ho rallentato un pochettino, però insomma non sono sparita e non ho intenzione di sparire.
probabilmente non riuscirò a mantenere una pubblicazione costante come facevo prima di 2 video a settimana, magari ce ne sarà uno, a volte ce ne saranno due, a volte non ce ne sarà magari nessuno, però non ho intenzione in questo momento almeno di smettere, come vi dicevo su Instagram, forse perché è più immediato, non devo montare né niente. E riusciamo bene o male a vederci ogni giorno. Attualmente sto lavorando su turni che cambiano di giorno in giorno e a volte ho un giorno il turno serale, torno a casa quasi alle 11 di sera e il giorno dopo alle 8 e mezza ricomincio a lavorare, quindi a volte tra virgolette sparisco, ma perché sono morta praticamente, torno a casa da lavoro, mangio, dormo, mi sveglio e sono di nuovo a lavoro. A volte sono semplicemente troppo stanca e stecchita per fare qualsiasi cosa, però penso che vada bene anche così, devo portare un po' più di pazienza con me stessa, perché di solito pretendo tantissimo da me, e invece in questo periodo sto imparando anche a dire: è normale se torni a casa, sei troppo stanca e non hai tempo, che so, per essere attiva sui social, per produrre qualcosa, se non hai voglia o tempo per leggere. È normale. Invece all'inizio soffrivo tanto questa cosa, mi sentivo stanca, avevo spesso sonno e mi sentivo in colpa per sentirmi stanca dopo aver lavorato 8 ore, comunque a un ritmo abbastanza sostenuto, direi che è anche normale, quindi mi sono presa un po' di tempo per me stessa, ma non ho intenzione di abbandonare niente. Lo dico perché alcuni di voi mi avevano scritto un po' preoccupati su Instagram nei DM, quindi volevo soltanto rassicurarvi. Finalmente una domenica che sa di domenica, per la prima volta in anni e anni non ho messo la sveglia, mi sono alzata tardi e inizialmente mi sono sentita estremamente in colpa perché ho avuto l'impressione di buttare la giornata, in realtà sono contenta perché avevo bisogno di riposare, anche perché io non mi metto a riposare come Taki 1000 volte al giorno e soprattutto non sono mai così adorabile. Tra l'altro io tutte le volte sistemo il divano e sembra invece che non faccia mai niente perché c'è questo casino qua, tutti i cuscini così sparpagliati, tutta opera di Tacchi. Cioè non sembra, ma riesce a spostare tutto, si fa il suo fortino e poi si mette lì in mezzo. Fa veramente troppo, troppo ridere. Comunque dicevo che oggi mi sono guardata anche la Formula 1, ho fatto le pulizie, mi sono preparata la pizza, ho fatto un cruciverba, ho sfogliato una rivista di cucina che tra l'altro è vecchissima, l'avevo presa a Budapest tanto tempo fa, però a me piace rileggere le riviste di questo tipo. Tra l'altro era più che altro incentrata sui dolci, quindi adoro. Mi sono fatta lo smalto sia mani che piedi dello stesso colore, tra l'altro questo secondo me è il rosso che più grida estate e non l'avevo ancora fatto quest'anno. E la cosa fa ridere perché in teoria l'estate è finita, ho visto che già tutte le persone sono rientrate dalle ferie, dalle vacanze e stanno già tutti pensando a settembre, l'autunno, eccetera. Io devo ancora andarci in ferie, quindi state calmi, non farò chissà che cosa, semplicemente rivedrò la mia famiglia dopo tanto tempo, però non vedo l'ora di prendermi una settimana di stacco. Ho iniziato qualche giorno fa poi un nuovo drama coreano, Avvocata Fu, che sicuramente non si pronuncia in questo modo, perdonatemi, sono molto ignorante sotto questo punto di vista. È la storia comunque di questa avvocata che ha la sindrome di Asperger, quindi rientra nello spettro dell'autismo. Mi ricorda per certi versi The Good Doctor, però a livello appunto di avvocati, studi legali, ci sono diversi casi che portano in tribunale, eccetera. È molto molto carino, fanno a volte riferimento al cibo, ci sono delle scene, io adoro, mi sto veramente fissando con la cucina coreana. A tal proposito, ho finito di leggere qualche giorno fa un libro che purtroppo ancora non c'è in italiano, ma spero venga tradotto presto, molto bello, di un'autrice coreana che si intitola I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki. E è praticamente la storia vera dell'autrice che ha riportato alcune trascrizioni di sedute che ha avuto con la sua psichiatra. Lei soffre di una lieve depressione,
depressione e racconta appunto un po' i suoi dubbi alla sua terapista. E parlano essenzialmente della vita di tutti i giorni, di come si sente lei nei confronti delle altre persone, ad esempio il fatto che voglia rendersi sempre speciale agli occhi degli altri. Per lei è molto importante l'opinione che hanno gli altri di lei. In alcune situazioni, poi ad esempio con gli amici, sente di non potersi aprire o lamentarsi di alcune situazioni perché rispetto agli altri lei è, diciamo, privilegiata e quindi si sente in colpa a parlare dei suoi problemi. Sono piccoli esempi che riguardano. Guardano però situazioni in cui tante persone magari si possono ritrovare, anche se non soffrono magari di depressione, ed è interessante perché appunto si ha uno scambio di visuale e ci sono dei passaggi secondo me interessanti che ti fanno molto riflettere. Non è un libro di autoaiuto. È semplicemente una testimonianza che secondo me è molto preziosa perché parla di salute mentale. E anche se oggi ho l'impressione che rispetto ad esempio a quando ero adolescente io siano cambiate tante cose, si siano normalizzate per certi versi tante cose, non ci sia in alcuni ambiti così tanta paura ad aprirsi, di parlare anche semplicemente, tra virgolette, ad esempio di ansia, penso che ci sia allo stesso tempo tantissima altra strada da fare e che in certe situazioni ci sia ancora molto pregiudizio e ignoranza su certi temi, quindi apprezzo quando ci sono testimonianze di questo tipo. Adesso torno invece a leggere La bugia di mezzanotte, che è il libro di agosto per il CB Book Club. Sono leggermente in ritardo, ma tanto lo discuteremo assieme la prima domenica di settembre, quindi ho ancora qualche giorno per mettermi in pari. Sono all'inizio, per ora non mi dice nulla di che, quindi spero vivamente che migliori. L'ultimo fantasy che abbiamo letto assieme lo abbiamo praticamente abbandonato tutti, quindi speriamo per il meglio con questo.